Aprile 1945. Dopo quasi 6 anni di guerra, le truppe naziste sono in ritirata su tutti i fronti. Gli eserciti alleati sono già entrati in territorio tedesco, ma il nord Italia è ancora sotto l'oppressione dell'armata di Kesselring. La guerra è perduta, ma i capi nazisti continuano a sostenere la guerra totale, la difesa della Heimat casa per casa. Tutto per la guerra, tutte le risorse per l'estrema difesa. Così incitano gli ultimi cinegiornali, le Wochenschau, che ancora non sanno rinunciare all'arrogante trionfalismo. Le truppe tedesche sono battute, ripiegano su tutti i fronti, ma non sono in rotta. Fanatismo e disciplina d'oltranza rendono ancora temibile questa collaudata e crudele macchina di guerra. Nei territori italiani ancora occupati c'è la certezza dell'imminente liberazione. Le forze partigiane e il Comitato di Liberazione Nazionale preparano l'insurrezione. Ma permane ancora l'incubo, la coscienza che l'ultima battaglia può riservare distruzioni e sterminio. Anche nel Comasco, dove si stanno riversando i fascisti repubblichini in fuga, la tensione è forte, la preoccupazione è viva. Alla fine c'era odore di bruciato, ma non ce ne siamo tanto accorti. Ecco, credo che si diceva qua non finisce più, ma sì, questi alleati non arrivavano mai. C'è stato prima un grande terrore, un grande silenzio. Gli ultimi 2 giorni erano tremendi perché si temeva che Como fosse bombardata. C'era questa, incombeva quest'aria di... così, di terrore e di gente che scappava, che arrivava, che passava, che c'era come un gran silenzio, questo mi ricordo. L'ultimo è stato un momento bruttissimo, c'era pieno di fascisti che giravano, che scappavano, che andavano. Ecco. Poi passavano dei grandi aerei sulla testa, con le bombe si sentiva. Si vedeva tutto rosso dietro la montagna, perché si vedeva tutto il rosso del bombardamento di Milano. Di Milano. Il 25 aprile Mussolini, che qui vediamo l'ultima apparizione pubblica nel dicembre del 44, fallite a Milano le trattative col CLN, giunge a Como con l'intenzione, contrastata dai tedeschi della scorta, di cercare rifugio in Svizzera. Ci informarono che era venuto Mussolini, io finsi di telefonare come da Milano e disse: ma è vero che è giunto Mussolini? E no, poi mi dice: sì, è qui. Ma è vero che va a... perché tutti dicevano che andava a Chiasso. No, è qui ancora. Mussolini, arrivato a Como la 25, si installa nello studio privato del prefetto per una lunga notte di discussioni con i tedeschi e con i gerarchi repubblichini. All'alba la colonna riparte verso Menaggio e verso il destino di Dongo. Anzitutto, non scelto dai comaschi, però fu il terreno sul quale si ebbe l'estinzione della Repubblica di Salò. Tra tutti gli itinerari che Mussolini poteva scegliere, ha proprio scelto il più sbagliato di tutti. Quindi oggi si può anche dire, come dicono quelli di una certa tendenza, che lui volesse andare nel ridotto in Valtellina, ma era talmente ridotto da essere invisibile perché inesistente. Ma guardate che la sorte che hanno avuto quelli della colonna Mussolini potevano avere invece gli abitanti di Dongo e della Ferriera, perché bastava che i tedeschi non fossero già psicologicamente in disarmo, salvata la Ghierba. In tutti gli anni della seconda guerra mondiale adesso ci facciamo proprio ammazzare per Mussolini, anche se siamo prevalenti, però il morto ci scappava e quindi sarebbe successo veramente, perché la guerra non era finita.
Siamo ancora alla prefettura, dove nel pomeriggio del 26 si insedia il CLN. Sin dal 24, il comandante partigiano della piazza di Como, Raffaele Pinto, aveva trattato la resa dei fascisti e dei tedeschi e il trapasso dei poteri alle nuove autorità insurrezionali. Siamo al mattino del 27 aprile. Le immagini, un po' traballanti, del film ripreso in quel giorno dal fotografo Cornelio Beretta, ci mostrano i camion dei fascisti che lasciano Como, diretti alla zona del lago stabilita dagli accordi di resa per deporre le armi. Poco più tardi arriva in piazza Cavour la prima autoblinda partigiana con il tricolore. Il comandante della piazza Pinto esce fuori e annuncia la resa dei fascisti e dei tedeschi. Como è libera, libera e indenne. Mi ricordo che era un'emozione, guardi, me ne ricordo ancora adesso, l'emozione enorme che abbiamo avuto di questa cosa. È finita tutto in strada, naturalmente, ecco, mia mamma non voleva, cioè no, non cos'è, ma insomma dopo siamo finiti anche i miei genitori presi dall'entusiasmo, e so che mamma ha immediatamente confezionato delle coccarde tricolori che ci siamo tutti messi ad andare in giro in piazza di qui e di là. Da Cantù noi abbiamo, io ho iniziato la liberazione con 7 partigiani la sera del 24 di aprile. Sono andato a Vighizzolo e lì tramite il parroco abbiamo fatto figurare che io ero il comandante partigiano che rappresentava l'avanguardia di una formazione che stava venendo da Meda, e che quindi loro avevano tutto l'interesse a liberare questa caserma di Vighizzolo. Dalla caserma di Vighizzolo nella notte abbiamo chiesto ai canturini qualche appoggio, ma eravamo diventati 11 da 7. E al mattino abbiamo avuto uno scontro a fuoco violentissimo, perché ci sono venuti addosso 2 camion dei tedeschi alle 5 del mattino che erano partiti da Zate, dove io ho perso 4 uomini, fra cui un ragazzo meraviglioso che aveva il nome di Battaglia Moro, che da solo fermò il primo camion. In città i partigiani erano alcuni che erano riusciti a defilarsi e ad arrivare in città. Direi che forse, ecco, lui è uno di quelli, direi che forse una formazione in città in quel momento non esisteva, anche se c'erano i gruppi Il Fronte della Gioventù e l'altro, e i GAP, che erano, comunque era poca gente. Quando c'è stata la liberazione sono venuto a Como, mi pare il giorno dopo, il 26, con il tenente Putotto, e siamo andati per l'occupazione lì della caserma lì di Via Aperti. Allora c'era la caserma, ci sono attualmente le scuole. Lì abbiamo occupato questa caserma, e poi dopo, il giorno dopo, mi pare il 27 o il 28, c'era una colonna di fascisti che si era fermata lì a Montorfano, e lì avevano su un mucchio di mezzi, di camion, macchine, eccetera. E allora con dei partigiani lì di Pugnana siamo andati a recuperare quei mezzi, quei camion, quelle macchine, e li portavamo lì alla caserma Cristofori qui di Como. Lo stato d'animo, guardi, era di una gioia incredibile, unito a una non più paura, a una stanchezza da non dirsi, perché la casa aperta giorno e notte con un frastuono che non si può immaginare, poi tutta sta gente che arriva non sai chi è, non sai cosa. Come ho vissuto io la liberazione? Il giorno 26 aprile ero a scuola al Collegio Gaglio, alle verso le 10:15, avviso: andate a casa tutti perché stanno arrivando gli americani. Naturalmente non siamo andati a casa. Ora che eravamo in piazza Cavour abbiamo saputo che stavano
pareva che gli americani arrivassero in Como, che stavano arrivando da San Martino. Allora siamo corsi tutti su verso il ponte di San Martino, ma gli americani non se ne sono visti. Invece erano già entrati dalle reparti partigiani, entrati o già erano in città dal 25 probabilmente. Sono stato interpellato anch'io, ma appunto si è costituito questo tribunale che doveva avere le sue caratteristiche, tenuto conto della situazione nella quale eravamo, per giudicare questi criminali fascisti. Figuratevi che c'erano dei gruppi che venivano da fuori, che cercavano degli appartenenti a queste SS perché avevano fatto dei rastrellamenti. E ricordo che mi colpì enormemente di aver visto uno di questi, che era un toscano, mettere un pezzo di pane su un fucile, su un moschetto, spararsi un colpo, e ho visto il mignolo di questo signore che girando è salito 2 o 3 metri, poi è ricaduto e si è mutilato per farsi ricoverare all'ospedale. Evidentemente fu ricoverato subito, la notte stessa vennero a cercarlo, non si disse, mi pare, che fosse l'ospedale, so che questo qui se la cavò. C'è il discorso dei fascisti un po' più pesante. È stato un 8 settembre centuplicato, ma qui la paura era tanta. Dietro i portoni si cambiavano, quasi tutti si erano procurate le divise. Nella mia parrocchia, nella chiesa di Sant'Orso, sono stati trovati per 2 o 3 giorni in fondo alla chiesa, vi era un bel bancone grande, armi, pugnali, divise. Ma tanti dicevano di non fare quello che hanno fatto loro. Certo, noi cercavamo, ma frenare certe realtà non era facile. Ricordo la visita di una madre che trovò ferito, tra l'altro era sul camion che avevamo avuto l'attacco noi, poi era ferito, eravamo in ospedale. Questa madre venne a vedere se fra questi della SS c'era questo individuo, lo trovò. Gli aveva seliziato la figlia, gli aveva ucciso poi la figlia. E ecco, fermare quella madre, io credo che fu una delle cose che non dimenticherò mai, non riuscirò mai a dimenticare lo sguardo veramente satanassato di questa donna. Le mani protese verso il collo di questo militare, di questo ferito, nel tentativo di prendere quella giusta vendetta del... Questa qui è quella che gli avevano fatto su M, e l'avevano portata fuori dalla casa del popolo. La mattina del 28 aprile giungono le prime pattuglie motorizzate alleate che si fermano davanti all'Hotel Swiss, abbandonato alcune ore prima dagli ufficiali tedeschi. Vengono tolti i cavalli di Frisia. E gli americani a Como sono arrivati, ecco, il 28 notte, alla 1 di notte, verso la 1 di notte si è sentito urlare luce, luce. Ricordo che avevamo creduto che fosse stato un rigurgito fascista e che gridava Duce. Dalla Brianza sono entrati gli americani e luci accese, e poi tutti a casa perché è arrivato un temporale di quelli proprio solenni. Ecco, vedo che la Ginevra lo ricordo bene. E buttavano caramelle, cioccolato, che era una cosa, tutti quanti, era più visto. E pioveva. Sul comportamento, in linea generale ovviamente, delle truppe alleate arrivate a Como, che poi si sono dislocate un po' ovunque, direi che in linea generale è stato un comportamento, diciamo, oltre che umano, sì, anche amichevole, e corretto. Di fraternizzazione. E organizzava proprio in Piazza Caorfe, c'era un gran ballo. Thank you.
tedeschi ordinatamente, e li ricordo una cosa, diciamo che avevano meno paura chiaramente, cioè si sentivano più tranquilli, loro avevano firmato una resa, ordinatamente si sono messi sotto il viale Cesare Battisti, sotto le piante. Hanno messo tutte le armi ammonticchiate lì, erano in due a curarle, quando sono arrivati, e nessun partigiano li ha toccati, nessun civile li ha toccati, quando sono arrivati gli americani li hanno consegnati e loro si sono legati, si sono chiusi dentro con la corda. Come in tutte le città del nord Italia, la sfilata dei partigiani davanti alle nuove autorità democratiche e ai comandanti alleati mette la parola fine alla guerra di liberazione. Nel Comasco operarono 1937 partigiani combattenti, con 494 caduti e 192 feriti, organizzati in brigate, gruppi, raggruppamenti e SAP, appartenenti alle formazioni Garibaldi, Giustizia e Libertà, Autonome, Matteotti. Sono in testa, no, in testa il corteo, perché prima di tutto eravamo della 52, avevamo il maggior merito per la cattura e tutto quello che era successo. Nei 20 mesi della lotta partigiana, le prime bande di ribelli si sono trasformate in un esercito di patrioti. In montagna, nelle città e nelle fabbriche si sono moltiplicati i nuclei di combattenti. In questi mesi si sono inventate le tecniche e le strategie di una vittoriosa guerra di popolo. La scelta, se vogliamo veramente dirlo, fu il fatto di sentire terra bruciata dappertutto, il bisogno di trovare la fine, di trovare questa libertà, di trovare questo mondo di giustizia diverso. La situazione del territorio comasco è una situazione che non era facile per la clandestinità, per la resistenza armata, perché insomma, effettivamente le nostre dimensioni delle nostre montagne erano quelle che erano e quindi anche la vita su era una vita infernale, sempre in movimento, sempre costretti dai rastrellamenti, sempre, specialmente poi gli inverni. Io ho passato l'inverno del 43-44, tremendamente duro, tra l'altro fu un inverno durissimo. Quindi allora si è formato questo distaccamento, no, che ha preso il nome di Pue, che era un partigiano circo a Erba. E siamo partiti nel 7-8 con gli sbandati del 25 luglio, sì, dell'8 settembre, e con i perseguiti degli scioperi del marzo del 44, eravamo una quindicina, forse neanche. Dopo adagio adagio, no, i renitenti, la leva, eccetera, eccetera, li abbiamo ingrossati e siamo arrivati in agosto o settembre, no, agosto, con un... perché lì avevamo fatto dei gruppi di 7-8 persone, 7-8 ragazzi, e eravamo una settantina circa, forse anche di più. Per i rastrellamenti contro i partigiani furono addestrati i corpi speciali di tedeschi e di fascisti, che usarono tutti i sistemi più feroci, dall'incendio di paesi alle fucilazioni di civili, per distruggere ogni forma di resistenza. Die Häuser, in denen sich Munitions- und Waffenlager befanden, werden in die Luft gesprengt. Tendino attaccato, riescono a
a prendere nel sonno le guardie, perché poi la verità dei fatti sono questi. Se non riusciamo ad avere l'informazione dal basso, e le nostre staffette non riescono a darci notizie e noi non riusciamo ad essere attenti, le notti di guardia in montagna sono tremende, ecco, diciamo che basta niente per la stanchezza, una serie di motivi. E quindi se riescono, quando riuscivano specialmente, la battaglia avveniva quando riuscivano a prendere nel sonno una nostra formazione di guardia, la nostra pattuglia di guardia, a questo punto piazzavano i mortai e cominciavano a fare sto gioco al Groviera, che era... Io mi ricordo a Buglion Monte il 17 di giugno tutte le bestie vanno al pascolo in alto, no? Vanno su per la montagna, ed ero andata per avvertirli che doveva venire un rastrellamento, e erano quelli tedeschi di Sondrio e i mongoli, no? Che dovevano andare su perché avevano uccisa una loro spia di loro, una donna, a San Peter Verben. Ecco, quando arrivavano come... Ecco, diciamo che il discorso del primo scontro a fuoco poteva essere fatto quasi rusticano, da sentiero su sentiero, e poi il disimpegno, quindi il trasferirsi, il cambiare monte, il ridiscendere, lo sganciarsi, perché in verità il rastrellamento avveniva, intanto non riuscirono mai a circondare completamente, quindi avveniva come sfondamento praticamente, quindi era un cuneo che si inseriva e poi si allargava evidentemente. Noi abbiamo fatto l'imboscata di Portone, abbiamo fermato due camion di GNR e uno di tedeschi, e c'è stato uno scontro fuoco abbastanza importante. Poi certamente il nostro era il compito via subito. Quelli che prendevamo disarmavamo, recuperavamo le armi e via. Se riuscivamo a tagliare, ecco, il nostro... Il tentativo era sempre quello di poterli smembrare, quindi l'imboscata era per noi, ecco, era per noi molto più facilitata. Solo che l'hanno imparata poi anche loro, ecco. L'azione più bella è stata... Allora, io ero qua con una bicicletta da donna, bassa. Avevo una 6.35 dentro, nel taschino. Se no che davanti a me, c'è davanti uno con una palmerina, era questo capitano dell'aviazione. E andavo in bicicletta, e io dietro. Questo qua non si ferma qua, che va giù il Prato Pagano, io lo fermo il Prato Pagano. E così è stato. Quando sono arrivato lì a 10-20 metri mi sono portato al fianco con la pistola. Così, no? Entra dentro lì, se lo ti brucio. E quello è... Ma è entrato dentro, aveva... Allora, il mitra l'aveva tracolla dietro, no? Spalla dietro. E la bandoliera. E loro gli hanno detto, butta il mitra a terra. Stacca la bandoliera, butta la terra. E ho detto, non ti faccio niente, adesso vai, cammini nei prati a piedi. E l'ho fatto andare avanti per 50 metri a piedi. Questo fatto, ho tirato su tutto e sono partito io con tutto. Questa vita quotidiana era abbastanza bella. Che faceva qualche ora. Erano le donne mantenevano bene i partigiani. Poche storie, perché loro non scendevano in città. Eravamo noi che eravamo più... Certo, le staffette quasi nessuno ci ha riconosciuti, non ci hanno dato riconoscimento. È vero. È un movimento di popolo, sì, sì. E quindi c'è la donna, fondamentale. Il grande valore per me della resistenza italiana, come delle resistenze europee, poi ho conosciuto, è proprio questo, partecipazione di popolo, partecipazione di questa generosità proprio della donna. Ma senza le donne la resistenza italiana non sarebbe esistita, sarebbe stata impossibile. Sono riusciti a portare documenti che non potevano essere portati da loro, li portavano loro rischiando tutto. Portavano armi, portavano vestiti, facevano le staffette portando notizie. Un lavoro formidabile. Thank you.
mio papà era un socialista, era già inclinato no, su una certa linea politica. Poi, durante la lotta di liberazione, no, attraverso l'atteggiamento, attraverso la stampa, attraverso, mi sono immedesimato nella linea e anche la serietà, no, della lotta dei comunisti nella lotta di liberazione. E lavorò in fabbrica. Però avevamo già un comitato di agitazione noi in fabbrica. Dove avevamo i collegamenti col centro, con Milano, varie riunioni un po' interessanti, li facevamo nei boschi alla domenica oppure alla sera. Ci trovavamo, no, con un ordine del giorno e dopo si faceva tutto quel lavoro clandestino in fabbrica col volantino, con la descrizione un po' clandestina. Allora, che ha dato un po' il via a una lotta armata partigiana, sono stati poi i scioperi del marzo del 44, i quali hanno creato per forza maggiore, no, la necessità o di scappare dalla fabbrica o di andare via, insomma, del paese. Il mio padre è una persona che da sempre, da quando era giovanissimo, ha partecipato alle lotte in quel momento, allora, è del 1901, negli anni subito dopo la guerra per l'emancipazione popolare, infatti aveva aderito al partito, alla federazione giovanile socialista, era diventato con Bertinelli, era il vice segretario professore giovanista di Como, nel 21, quando c'era stata a Livorno la scissione, era passato con buona parte della federazione giovanile comunista, il professor socialista, alla nuova federazione giovanile comunista, no? E da allora, pur non essendo mai stato arrestato, salvo che per pochi giorni, non so, in occasione di visite delle autorità e così via, a un certo momento, fino al 43, era rimasto così, lasciato abbastanza libero, no? Dal 43 in avanti si era interessato e alla formazione a mandare in montagna i giovani che davano perlomeno una certa sicurezza. Durante gli scioperi del 44, del 44 fu arrestato, uscì perché riuscì a dimostrare, barando un po' sulle carte così via, la sua estraneità allo sciopero. Poi dopo, ricercato dalla polizia, andò in montagna, prima sul Lago Maggiore e poi nella 52ª Brigata Garibaldi, dove fu catturato e ucciso il 23 dicembre 1944. Facciamo una netta distinzione fra clero alto e clero basso. Se parliamo dei vescovi o di coloro che erano col vescovo, in generale che riflettevano il vescovo, invece il basso clero non è mai stato fascista, tutto antifascista. Ma quando io penso che il Don Modesto Andreola hanno dovuto dirgli, io stesso dico, ma se ne vada, perché aveva sul fratello che era partigiano, glielo prendono e lo fucilano, e sta lì ancora, ed è emigrato, Don Modesto Andreola. La Lega Insurrezionale Italia Libera, no? Era un gruppo di laici. Laici che andavano dai liberali ai socialisti, no? Con i cattolici vengono presi i contatti, ma a parte. Era il signor Taglia Libera, c'erano massoni come il papà Peretta, l'ingegnere Agostinelli, figlio del professor Agostinelli di disegno nelle scuole. C'era Rosasco, industriale, che diventerà poi presidente del Comitato di Liberazione, un ingegnere Messa, suo papà. Ingegner Messa era l'Enel? Sì, era la Comacina. Suo papà e quell'altro dirigente della tintoria Comense, che poi muore l'anno dopo nel 42. Albertini, certo, un antifascista fortissimo. Il rammarico maggiore è di non aver più visto Perretta, perché lui il 9 di settembre 43 fa un comizio in Piazza del Duomo,
dove non c'era poi moltissima gente, ma qualche centinaio di persone c'era, andiamo a chiedere le armi alla prefettura, che non ci vengono date, no? Dal prefetto di allora. E poi lo incontro qualche giorno dopo a casa sua con Chicchiarelli, che andiamo a dire cosa dobbiamo fare. E dice: per Dio, non andate in montagna adesso, state qui, organizzate. Cosa, in montagna c'è su niente, no? Bisogna preparare qui per portar su. Poi dopo lui andò in Toscana e dopo ho seguito tutta una via diversa, viene fucilato a Milano. Con l'8 di settembre anche noi abbiamo dovuto diventare maggiorenni, veramente. Ed è stata veramente la nostra maturazione per una politica concreta di ribellione, non a base di giornali, ma di ribellione a base di armi. Tutto quello che facevo, facevo da sola. Non so, per esempio i collegamenti con Milano, li ho fatti almeno 3 volte a settimana, io andavo a Milano. Ero diventata abilissima a scappare, perché mi hanno pedinato, infatti lo dicevo a Saletta, per due anni mi hanno seguito. Ma a Milano, con i bombardamenti, c'erano delle case, tra una casa e l'altra, vuoto, con muretti, davo dentro da una parte e uscivo dall'altra, davo dal parrucchiere, c'era un'altra uscita, stavano magari 4 ore a prendere, io ero già comodo, per dire. Avevo imparato a saltare su una filovia, sui tram, al minuto che chiudono, l'altro stava giù, ecco. Perché questa fantastica invenzione dei nomi di battaglia, per cui la polizia cercava chi aveva già in mano, e non sapeva che chi aveva già in mano era noto con un altro nome, è stata, io dico, l'hanno inventato i comunisti, forse con una tecnica così, è stata una cosa grandiosa. Avevamo vissuto nella più o meno clandestinità, temendo ogni sera di sentire battere al portone, perché ovviamente venivano di notte, cambiando residenza, dormendo dagli amici, dormendo in certi magazzini, depositi, dappertutto, cercando di cambiare il più possibile. E ogni volta che in strada o in bicicletta si era fermati da una pattuglia, perché c'erano posti di blocco intorno a Como, tutte le vie d'accesso, c'era un posto di blocco fascista, e naturalmente fermavano e chiedevano i documenti, e per quanto avessimo documenti più o meno in regola, perché eravamo tutti dotati di documenti falsi. Io ho fatto scappare 2 bambini e la mamma ebrea, erano pronti per una partenza, e una sera viene una vecchina, la signora, lei è la signora Ginevra, deve venire stasera alla protezione della giovane, deve venire, sì, vengo, ma cosa c'è? Deve venire, venga dentro in chiesa, poi l'accompagno io. Allora, bicicletta, e là era questa signora, bellissima signora, Rosenberg si chiamava, con questi 2 bambini, uno di 6 mesi e uno di 8 anni. E quel bambino di 6 mesi l'hanno presa sulla confine e le hanno messa in prigione. Lei allattava il bambino e l'ha mantenuto per circa 10 giorni, mangiando il pane e biascicato, ma darlo al bambino. Forse è nata, dice, io li butto dalla finestra, io non vado. Infatti era destinata alla Germania, i 2 bambini andavano alla camera a gas, quella, ebrei, Rosenberg. E ho detto, signora, io, mi dica cosa vuole, io adesso non le do qualunque cosa, quando finita la guerra, ma mi salvi i miei 2 bambini. Ma io non voglio niente, se non soltanto che portare via una mamma con 2 bambini, con le guardie in giro. Beh, l'ho organizzata talmente bene, e lì ho fatto una di quelle famose cose che facevo io senza pensare. E avevamo i 2 tenente e capitano dei carabinieri, che si sapeva benissimo che uno era dei nostri e uno contro, ma io non sapevo qual era. Allora sono andata a casa, era mattina alle 8, mi sono alzata, sono andata dalla mamma della Neri, proprio per lì, io sto facendo una cosa pericolosissima, se non torno sai che mi hanno arrestato, te lo dico perché così i miei lo sanno. Sono andata direttamente dal capitano e ho detto, io ho bisogno di una macchina e 2 militi in divisa, perché devo far scappare 2 bellissimi bambini ebrei e non voglio che vadano in una camera gas. Lui non apre bocca. A me è sembrato un'eternità. Poi mi guarda e dice, lei è la Ginevra. Sì, sono io. Dove gliela mando la macchina? L'avevo indovinata. E sono scampati. Io sono passata da Milano
3 o 4 anni fa, non forse anche di più, sì, c'era appena morto mio marito, 7 anni fa, in via Verdi vedo Rosenberg. Io sapevo che erano qualche cosa in una banca, lo strano, banca Roma, vuoi vedere che sono quelli lì? Sono entrata, era il bambino di 8 anni di allora, il proprietario della banca, ha voluto che andassi in casa per raccontare ai suoi bambini come ho fatto a farle scappare. Noi avevamo il pane solo della tessera, e mia nonna ci aveva dato la sua tessera perché lei mangiava poco pane, era un pane infame, era giallo, nero, che cricchiava sotto i denti perché c'era della sabbia dentro, non so cosa c'era, era orrendo. Io non sentivo della gente che mangiava il pane bianco, della gente che ha avuto, e noi non avevamo queste cose qui, erano cose trascendentali. Quindi mangiare poco o niente. Sì, c'era il formaggio Roma, questo per i posteri, il formaggio Roma, che era una cosa quadrata, verde, con dentro della sabbia, orrenda, non era gorgonzola, era chissà cos'era, della caseina con della roba. Poi c'era i sanguinacci, vendevano i sanguinacci, che mia mamma comprava e faceva friggere, io li detestavo. E la castagnaccia con i verdi lunghi. E la castagnaccia con i verdi, no guardi, e poi si facevano le torte con i, con, no, zucchero non c'era, con i, se non to quel tanto della cosa, torte con i fichi secchi, ma si facevano le torte buonissime, mia mamma aveva inventato delle cose incredibili. Ultimo atto della primavera di pace, la festosa sfilata dei reparti americani davanti al colonnello Arnold e al prefetto Bertinelli. Il primo estate, subito dopo la liberazione, è stato bellissimo. Ricordo che ricordo gli americani, e c'erano le truppe di colore che facevano gli attendenti, che ricordo questo particolare, sono loro che ci hanno insegnato boogie woogie, e faceva le frittate, delle frittate stupende, larghe così, prendendo con gasolio giù nel giardino della Villa Taroni, facendo delle frittate così, e le facevano volare per aria, stringere. Erano dei saltimbanchi veramente. Ricordo di aver mangiato delle ottime frittate fatte da questi negri. Dopo l'insurrezione invece, che ho mangiato tanto e bene, mi ricordo quando gli alleati hanno fatto un trattenimento lì al ridotto del sociale, al casinò del sociale. C'era da ballare, da mangiare, tutti. C'era il prefetto, c'era il sindaco, c'erano tutti i capi di partiti, tutti eravamo là. Come avete visto il futuro, ecco. Senta, se le devo parlare della semplicioneria con cui io, che avvicinavo gli amici, dicevo che se bisogna finirla con questo partito unico che comanda, ognuno avrà il suo partito, ognuno esprimerà liberamente le sue idee e la maggioranza comanda. Ecco, in questo è la maggioranza comanda, io ho detto, tutta la semplicioneria con la quale noi vedevamo la democrazia. Poi si è visto che comandare, che andare d'accordo è molto difficile, ecco. Noi diciamo così, la maggioranza comanda. Anch'io dicevo queste cose. Poi io sono stato circa 7 anni al governo, ho visto che, insomma, che non è proprio vero che vengono fuori dalle decisioni, vengono fuori non so che cosa, dalle opportunità, dall'arroganza, dal fatto che se si fa una maggioranza il 40% conta molto più del 30%, e se il 40% e il 20% si mettono assieme fanno 60 e l'altro 40 conta niente, mentre la democrazia vuol dire rispetto di tutti. Ma dopo dovrei dirle che
bisogna cambiare molte volte di idea per andare sempre d'accordo con un partito. Ho fatto anch'io tante volte questa esperienza. Prima fase fu una fase piena di entusiasmo, perché la prima battaglia subito dopo la liberazione fu quella per Repubblica e Monarchia, e noi eravamo repubblicani, e la battaglia per la Repubblica fu una grande battaglia, quindi ritrovammo subito interessi, entusiasmi, vicende. C'è la ricostruzione dei partiti che nascono allora proprio come partiti fatti da volontari, fatti da gente che richiamava le antiche tradizioni, fatti da gente che non erano funzionari di partito, gente che... Quindi la politica nel momento in cui rinasce e riprende dopo la liberazione è indubbiamente un fatto che ci ha entusiasmato. L'entusiasmo era enorme, noi ci davamo anche da fare per acculturarci noi stessi e anche per diffondere questa nostra, ci pareva una nuova vita. Effettivamente venire fuori dalla prigione e arrivare in una città con questa atmosfera finalmente, che a poco si vedeva che questa gente a poco riacquistava fiducia nella vita, nel futuro, eccetera, per me è un ricordo veramente bellissimo. È il più bel ricordo, senz'altro, di quegli anni lì, senza dubbio. E si apriva naturalmente tutta una serie di nuovi problemi. Quindi si sarebbe presentato per noi giovani il problema del futuro, di terminare gli studi, ma di riprendere una vita normale, non una vita di nascondersi di documenti falsi, di polizia e di come sfuggire a quelli che la cercano.